Ciao a tutti e benvenuti su Bimbi Creativi. Ieri non sono riuscita a collegarmi per fare la diretta, però oggi non potevo mancare al nostro appuntamento quotidiano. Anche perché oggi vi faccio vedere come utilizzare la scheda numero 10. Quindi vediamo come utilizzare questa scheda con il fiore da piegare. E per chi si fosse collegato a questa diretta e non avesse visto le precedenti, vi ricordo che stiamo facendo vedere le schede del libro, il libro dei lavoretti creativi Primavera e Pasqua, che trovate in vendita su Amazon cliccando nella lentina di ricerca il mio nome, Irene Marzi, Primavera. Costo 9,90 euro. Contiene 25 schede, 19 sulla Primavera e 6 sulla Pasqua. Non mi sono preparata qua i colori, ma qui avendo lo studio piccolino trovo tutto a portata di mano, quindi direi che possiamo iniziare. Allora iniziamo con la scheda numero 10, ve la faccio rivedere, vi do un'idea per utilizzare questa scheda che si chiama fiore da piegare. Allora iniziamo subito a colorarla, parto dal centro ma prima parto dalle guanciotte. Infatti, come vedete anche nelle dirette precedenti, e comunque lo potete vedere poi sulle schede, e tanti personaggi che ho fatto, gli ho fatto queste guanciotte rosa che secondo me sono sempre molto molto carine. Poi vi dico, come vi ho già detto, che sto lavorando al nuovo libro su Halloween a marzo, e però niente, mi sta venendo bene fare zucchette, streghette, e devo dirvi che adesso che ho preso un po', insomma, la mano a fare questo tipo di libri, anche in poco tempo riesco a realizzare le schede. Invece questo della primavera, essendo il primo che facevo con questo genere, ho fatto un po' più di fatica a riuscire a capire come gestire le figure, perché il problema è che se fossero semplicemente dei disegni da colorare, vabbè, ti metti lì, fai il disegno e sei a posto. Qui invece per ogni disegno, per ogni scheda, si può creare un lavoretto, che è la cosa poi più difficile, quindi è capire poi come riuscire a trasformare queste schede in un lavoretto. Se vedete, io continuo a chiamarli lavoretti, nonostante ormai diciamo che anche a scuola, non so, vengono chiamati laboratori creativi, atelier creativi, ma a me sinceramente la parola lavoretto, non so voi, ma a me è sempre piaciuta e secondo me identifica esattamente quello che viene fatto dai bambini, quindi non è una parola usata per sminuire quello che fanno, ma anzi, non lo so, lo trovo una parola molto simpatica e molto carina. E niente, altra cosa, visto che la sto mettendo un po' in chiacchiera, devo ancora capire anche perché hanno smesso di chiamarla l'asilo, è diventata scuola dell'infanzia, la scuola primaria non è più la scuola elementare, anche lì io faccio un po' di confusione, infatti continuo a chiamare la scuola primaria, scuola elementare, le scuole medie, quindi per me non è cambiato niente, ma vabbè, mi adeguerò prima o poi, mi adeguerò anch'io a questi a questi nuovi termini. Nel frattempo saluto Maria Paola che mi scrive: siamo i lavoretti con la mia bambina, perfetto, benissimo, ottimo, ottimo, che mi ha scritto che ha iniziato con la sua bambina, Mia, che ha compiuto da poco 4 anni, a fare i lavoretti presenti nel libro. Cosa sto facendo? Intanto vi faccio vedere. Sto colorando il mio fiore. Il libro, quindi vi sto facendo vedere questa scheda, e il libro è consigliato per i bambini, diciamo, dai 4-5 anni in su. Ovviamente i bambini di 4-5 anni magari avranno bisogno dei genitori per capire un attimino come usarli, oppure vi potete far vedere questi video che sto facendo apposta, ma possono essere utilizzate queste schede anche dai bambini più grandi per sbizzarrirsi e pensare magari a qualcosa di diverso rispetto a quello che propongo io. L'idea infatti di queste schede è proprio quella di essere utilizzate, diciamo, uno strumento che possa avvantaggiare i bambini facendogli trovare qualcosa di già fatto, ma al tempo stesso
possono essere utilizzati per mille cose, quindi non necessariamente per quello che vi propongo, ma anche per altro. Ad esempio, un bambino invece di fare il bruco come l'ho fatto io, quindi nel giardino, l'ha messo sopra una mela. E anche questa, secondo me, è una bellissima idea. Anzi, se avete comprato il libro e realizzate qualcosa, mandatemi le foto che, come vedete, le pubblico sulla pagina Facebook. Quindi mi fa molto molto piacere ricevere le vostre fotografie per vedere come avete utilizzato queste schede, che ripeto sono 25 schede, 19 ispirate alla primavera e 6 ispirate alla Pasqua. Poi possono essere comunque usate tutte anche dopo Pasqua, insomma, tanto sono quelle di Pasqua sono, adesso non ve le svelo perché le vedrete nei video in diretta, ma sono tipo una gallina che è sempre utile anche dopo, non so, una pecorella, quindi cose che possono essere utilizzate anche dopo Pasqua. Nel frattempo vado avanti a colorare il mio fiore da piegare perché la striscia in mezzo, ovvero il gambo, va piegato. Quindi, come dicevo anche nelle altre dirette, quando vedete delle righe tratteggiate, vuol dire che dovete piegare. Infatti, questo si chiama fiore da piegare. Se vi siete persi le altre dirette, non preoccupatevi perché le ritrovate tutte sia sul mio blog. Quindi su www.bimbicreativi.it ho creato proprio una categoria apposta che si chiama Libro Primavera, dove trovate delle idee per utilizzare queste schede. Oppure sul mio canale YouTube, che si chiama anche quello Bimbi Creativi, e su quello vi ricordo anche di iscrivervi perché trovate anche tante altre idee. Ci sono, penso, più di 300 video. Penso di aver all'attivo qualcosa tipo, io non li ho mai contati i video, ma penso che siano sicuramente più di 400. Quindi sono quasi tutti sul canale YouTube, per cui se siete in cerca di idee sicuramente lì ne potete trovare molte. Per chi si fosse collegato in questo momento, ricordo che stiamo utilizzando la scheda numero 10 che si chiama Fiore da piegare, vi la faccio vedere. Quindi sto colorando questa scheda, la scheda numero 10 del libro Il libro dei lavoretti creativi Primavera e Pasqua, che trovate in vendita su Amazon al costo di 9,90 euro. Poi sto anche pensando, come vi dicevo, a qualcos'altro, quindi dopo che ho finito il libro di Halloween, ovviamente, che quello ormai ce l'ho in testa, ci ho già vi avevo fatto vedere anche l'altra volta. Dov'è? C'ho il foglietto, ecco qua. Vedete, ho il foglietto dove mi sono segnata tutti gli appunti con le schede di Halloween, così sono sicura di non dimenticarmele, pian pianino le sto facendo. E poi sto pensando anche al prossimo libro, con i suggerimenti che mi avete dato, quindi mi avete chiesto o qualcosa sugli animali oppure qualcosa sui trattori, quindi sui veicoli più in generale, e sto pensando cosa può essere una buona soluzione. Mi piace molto l'idea di fare quello sui veicoli, ma devo capire come renderlo uno strumento utile sia per bambini che per bambine, perché normalmente, insomma, diciamo che i trattori o le macchine piacciono di più ai bambini rispetto alle bambine, ma ho un paio di idee in mente su come renderlo un po' più, diciamo, unisex, ecco, o no gender free o no gender, adesso non so esattamente qual è la definizione più corretta. Allora, andiamo avanti, prima di addentrarci in discorsi strani. Ecco qua. Allora, intanto velocemente ho finito la mia scheda. Vi ricordo che questa collana di libri, di cui questo è il primo libro, si chiama Colora, taglia e incolla con bimbi creativi. Quindi abbiamo colorato, adesso andiamo a ritagliare la nostra pagina. E volutamente ho voluto fare questa collana dove i libri voglio proprio che i bambini li manipolino, li facciano loro, e quindi anche l'idea di ritagliare mi piaceva moltissimo, perché ho visto libri di questo tipo che però erano più di spiegazione, quindi magari ti dicevano, non so, prendi un bicchiere, fai il cerchio, prendi il righello e crea il rettangolo. Ho preferito fare invece qualcosa di già pronto, così i bambini hanno
hanno queste schede già fatte e si possono sbizzarrire ad utilizzarle come preferiscono, quindi possono usarle il pomeriggio se non sanno cosa fare e hanno finito i compiti, oppure possono usarle anche dai nonni, se vanno da qualche parte, che siete in attesa e in coda, possono essere utilizzate anche per quello, quindi per passare il tempo in modo un po' creativo. Inoltre vi ricordo, non so se ve l'ho già detto, che oltre a queste schede per fare i lavoretti ci sono anche delle schede per creare dei giochi fai da te. Ce ne sono diverse, sicuramente adesso me ne vengono in mente due, vediamo che vedremo prossimamente, quindi sì, sicuramente ce ne sono due e in ogni caso tutte le schede possono essere utilizzate, quindi quelle, quella della pecorella, la pecorella o il bruco possono essere usati anche per giocare. Ma ho creato delle vere e proprie schede con i giochi perché mi piaceva l'idea di far vedere ai bambini che comunque anche con la carta si possono creare dei giochi. Non bisogna necessariamente comprarli, ma spesso sono molto più divertenti quelli che si fanno con la fantasia. Ad esempio io quando ero piccola mi è sempre piaciuto comunque ritagliare, incollare, colorare, quindi mi ricordo che facevo tantissime, tantissime cose proprio con la carta. E che dire, insomma, mi è rimasta la passione e sono riuscita anche a trasformarla in un lavoro, quindi vedete che alla fine delle passioni non bisogna mai abbandonarle, ma bisogna sempre, insomma, sempre coltivarle. Allora, la scheda numero 10, finito di colorarla e di ritagliarla, è composta così. Sono colorata malissimo, ma fa lo stesso. Allora, abbiamo il nostro fiore, il gambo che, come vi dicevo, vado a piegare. Quindi, dove ci sono le righe tratteggiate, vuol dire che si piega tutto. Quindi vado a piegare il mio gambo. E ho creato questo così, vedete? Perfetto. Adesso vado a incollarlo, quindi vi ricordo che è tutto studiato a tavolino, che la collana si chiama Colora, taglia, incolla con bimbi creativi. Abbiamo colorato, abbiamo tagliato e ora non ci resta che incollare. Quindi andiamo a incollare il nostro fiore che poi utilizzeremo per fare un lavoretto che vi faccio vedere quello a cui ho pensato io, ma come vi dicevo potete usarlo per fare quello che volete. E poi continuo a dirlo, non l'ho ancora fatto io ad esempio tutte queste schede. Cosa ho fatto quando facevo le prove? Adesso lo guardo in alto perché ce le ho tutte appese qua davanti, poi se mi ricordo magari vi faccio il video, la foto. Ho preso uno spago, ho attaccato lo spago da una parte all'altra della parete e con delle mollettine di legno ho tutto incollato queste decorazioni che stiamo facendo insieme. Poi prima o poi quando mi ricordo vi farò vedere anche quello. Questo volevo trasformarlo in un lavoretto e quindi fare un quadretto. E ho pensato di usare della carta viola, carta quindi che riciclo dal lavoretto che abbiamo fatto l'altra volta abbiamo fatto il fiore da piegare, che è questo. Vedete che abbiamo usato la carta viola per fare i fiorellini e ora riutilizzerò la carta come base per il mio lavoretto. E ho pensato di fare una specie, quindi una cornice, ma di mettere il fiore in una sagoma di carta informe, quindi di tagliare la carta come viene facendo delle ondine che sarà la base del nostro lavoretto. Ecco qua, vediamo se ho fatto giusto, se è un po' da aggiustare. Prendiamo le misure prima di incollarlo. Oh sì, e se devo dirvi mi piace anche un sacco. Allora lo taglio appena appena, un pochino più ai lati, così sborda di più l'arancione e rende meglio l'idea. Vi ricordo anche, se avete dubbi, domande, qualunque cosa, di scrivermi un messaggio sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram, oppure di mandarmi un'email a www.bimbicreativi.it.
Andiamo avanti qua con la fase di incollaggio della nostra scheda numero 10 e poi tra poco vi svelerò anche la scheda numero 11. Tra l'altro vi dico anche in anteprima che a brevissimo, 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 uscirà anche, non scritto da me, un libro di poesie per bambini. E nei prossimi giorni inizierò a spiegarvi anche di questo libro bellissimo, fatto da una poetessa pluripremiata, quindi bravissima. E si tratta di un libro dove troverete, dove potrete trovare delle poesie da colorare. Quindi oltre alla poesia avrete proprio queste schede, sono mi sembra 50 poesie dedicate a tutto il periodo dell'anno, quindi diciamo che è un libro che sicuramente diventerà un must soprattutto per le maestre, ma anche per quelle mamme che vogliono avvicinare i bambini alla poesia. Non vi svelo di più perché nei prossimi giorni vi farò vedere il libro in anteprima e vi parlerò un po' di più di quello. Nel frattempo io sto incollando tutto, allora, ecco così, però, allora, stacco queste perché qua non mi piacciono e le attacco dopo. Quindi le foglie le ho attaccate, ma in realtà le sto staccando perché incollate come le ho incollate prima non mi piacciono. Ecco qua, insomma, anche come dicevo anche ieri, nelle migliori famiglie può succedere che qualcosa non vada bene, non ci piaccia. Ma nessun problema, le rincolliamo subito. No, aspetta, questo devo incollarlo tutto. Perché ecco, come vi dico sempre, no, non è per ripetermi, ma mi ripeto, e io questi lavoretti non li provo prima, li faccio direttamente in diretta, nel bene e nel male, quindi a volte può essere che qualcosa nella trasposizione tra la mia testa e la realtà, magari qualche passaggio si perde, viene meno, insomma. Ok, finito. Oh, mi piace moltissimo. Guardate che carino questo fiore. Poi, di nascosto, non so se ve ne siete accorte, ma adesso ve lo faccio in diretta invece di nascosto. Quando poi spengo la telecamera, io prendo sempre la colla glitterata e aggiungo un pochino di colla glitter perché mi piace moltissimo. Quindi adesso ve lo faccio in diretta, non ve lo faccio dopo di nascosto. Quindi prendo un pochino di colla glitter e la metto sulla cornice arancione. E questo quadretto può essere perfetto per la festa della mamma, ad esempio, oppure come quadretto per la primavera, o tornando al discorso che vi stavo facendo prima, potrebbe essere perfetto con dietro incollata una poesia, magari una poesia di questo libro di cui vi parlerò nei prossimi giorni, che è un libro che assolutamente per gli amanti della poesia non può mancare. E vi svelerò nei prossimi giorni di cosa si tratta e vi dirò anche chi è l'autrice, perché in realtà c'è un segreto che su Bimbi Creativi non ho mai detto, quindi direi che nei prossimi giorni, quando arriva il libro, vi posso anche svelare questo segreto, insomma, che poi chi ci conosce lo sa. Con la glicerina devo andare a prendere, aspetta, che sto leggendo Natasha, io ho finito la colla con la glicerina, devo andare a prendere il mio piccolo, per tutto, esatto, sì, anche secondo me, guarda questa colla, la colla così con i glitter, è fantastica, anch'io la uso praticamente per far di tutto, anche perché oltre a stenderla col dito così come sto facendo, ha il vantaggio che potete usarla anche per fare delle scritte o delle decorazioni che restano in rilievo. E altra cosa, non da poco, che se usate la colla con già i glitter dentro, non avete glitter per tutta la casa, che anche quello non è proprio simpaticissimo. Ecco qua, quindi questo direi che è finito così, spero che vi piaccia. Quindi se vi piace lasciate un like e iscrivetevi al canale YouTube, mi raccomando. Altra cosa importantissima, se avete acquistato il libro e il libro vi piace, ricordatevi di lasciare una recensione su Amazon, possibilmente con 5 stelline se vi è proprio piaciuto, così anche gli altri possono prendere spunto, insomma avere un'idea per acquistarlo. La scheda che faremo domani è la scheda numero 11, o faremo quello che è il più particolare tra tutti i lavoretti, faremo il fiore a incastro. Guardate, ecco qua, vi faccio vedere in anteprima.
Ecco, Natasha intanto mi scrive che è arrivato il secondo libro. Bene, sono molto molto contenta. Ecco qua. Quindi domani vi aspetto per farvi vedere il fiore incastro. Vi consiglio di seguire la diretta perché effettivamente questo è quello un po' più particolare. Vedete che anche le istruzioni sono state fatte metà pagina abbondante perché è un po' più particolare rispetto agli altri. Quindi vi faccio rivedere il lavoretto fatto oggi che poi metterò ad asciugare, il fiore da piegare che è la scheda numero 10. Vi faccio rivedere per l'ultima volta il libro. Vi ricordo che lo trovate su Amazon, quindi il libro dei lavoretti creativi primavera e Pasqua. Basta scrivere sulla lentina di ricerca di Amazon Irene Marzi primavera. Basta, vado a finire le schede di Halloween e magari ve ne farò vedere qualcuna così, tanto per poi c'è tempo fino ad agosto, quindi ad agosto fino ad ottobre direi che abbiamo tutto il tempo per pensare anche a quel libro, ma intanto insomma mi porto avanti. E dopo Halloween sì, vi farò anche quello di Natale, adesso uno alla volta li faccio tutti. E basta, per oggi è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani. Ciao a tutte, ciao ciao ciao!